Sono contentissimo della partita che ho fatto, però il migliore in campo secondo me è stata la squadra, che ha saputo praticamente stare lì dietro a difendere, perché è una squadra forte come Perugia, un campo abbastanza difficile, però sono stato contentissimo, sono riuscito con 3 punti di qua. Un giocatore che non manca a campo, nessuno è felice di stare in panchina, però abbiamo una bella squadra, nel senso siamo 4 davanti abbastanza molto, molto forti, uno con la caratteristica differente dall'altra, però nelle spogliatoie non abbiamo mai questa rivalità, sì come amicizia, e quindi tu fai come Bari a venire qua alla Perugia come squadra e vincere questa partita. Dopo, anche da tanto che non gioco, è ancora più difficile, però era difficile per tutte e due le squadre. È un campo che per stare in piedi non era facile, però la nostra squadra sono state bravissime nelle occasioni che abbiamo creato e siamo riusciti a fare gol e uscire con 3 punti. E quando abbiamo fatto 1-0, abbiamo preso un gol di 1-1, recuperare la partita, in senso fare 2-1, 3-1, non è facile in un campo come è stato questo di Perugia. Sappiamo che la squadra loro è forte, però anche la nostra ha tanta qualità. Siamo riusciti in un momento lì un po' di difficoltà a fare questo secondo gol, è importantissimo, e lì siamo stati bravi a gestire bene l'occasione del Galano, abbiamo fatto 3-1. Questo è un frutto di lavoro, nel senso il gol mi è arrivato nel momento giusto, grazie ai miei compagni. E io ho aspettato fino alla fine questa occasione che me l'ha data il mister, però ogni giorno allenarsi come se mi alleno, 100%, sfrutto tutte le occasioni, tutte le opportunità che mi dà il mister e sono contentissimo di stare qua. E Parma è una bella squadra, eh? Ho seguito 2 o 3 partite, sono giocatori importantissimi, però noi abbiamo preparato bene. Adesso abbiamo finito questa partita e abbiamo tutta questa settimana per prepararti alla partita contro Parma. Noi nelle spogliatoie abbiamo una testa, dobbiamo stare sempre ogni partita e pensare alla fine dove siamo arrivati. Con piedi per terra siamo lì in una classifica abbastanza importante, secondo posto se non mi inganno, però non bisogna pensare in prima in classifica in Serie A se non facciamo il nostro lavoro dentro il campo. Galan è un giocatore importante, no? Un esterno che momento giusto, un'ora giusta, sempre lì. Sto contento per lui, che è un giocatore che noi abbiamo e fa tanta la differenza in partita. Isabella è stato fondamentale, no? Nel senso, questo è un frutto di lavoro, esempio che uno che non giocava è entrato in partita, ha fatto 100% e lì nel momento giusto è riuscito a recuperare quella palla che ha salvato praticamente la partita.